Benessere Menopausa sarà un'occasione per coniugare professionisti del settore del benessere con professionisti della salute, quindi medici e in particolar modo anche le farmacie. Quindi noi vediamo Benessere Menopausa come un nuovo approccio integrato nei confronti del benessere della donna in menopausa, che ha un grande cambiamento, un cambiamento dal punto di vista metabolico, un cambiamento dal punto di vista ormonale, un cambiamento dal punto di vista sessuale, psichico, ma anche estetico. Quella che noi vogliamo è una donna che prevenga i disturbi comuni della menopausa già durante il periodo della premenopausa, quindi soltanto attraverso la cooperazione di più professionisti insieme possiamo veramente riuscire, attraverso l'informazione, ad avere una donna in bella salute durante la menopausa. Questo evento è soltanto aperto a professioni sanitarie, quindi medici e farmacisti. Sarebbe molto piacevole avere presenti con noi anche psicologi e nutrizionisti, in quanto poi a livello locale possiamo anche agire in cooperazione. Allungandosi la vita, ci è sembrato giusto sostenere Stella Scarpa in questo progetto, perché la vita delle donne deve essere migliore. Un terzo della vita è, diciamo, dalla menopausa in poi. Appunto, se non si sta bene in salute e se non si è diciamo felici, perché la menopausa tocca anche la psiche, l'umore, insomma tante cose, non solo il fisico, ecco, se non si è felici e non si sta bene, si lavora male e si è di pessimo umore, e quindi ne risente tutto, anche l'economia, permettetemi questo passaggio. E quindi ecco, noi vogliamo sostenere questa prevenzione, siamo sicuri che Stella ci riuscirà, perché lei è molto preparata e determinata, in più ha uno staff di medici, di nutrizionisti, non è sola e ha tutto il sostegno della Confcommercio e non solo, appunto, di terziario donne di 50 e più. Siccome 50 e più fa parte di Confcommercio ed è la parte di Confcommercio che si occupa delle persone alla fine della propria attività professionale e lavorativa, ha particolarmente a cuore il benessere di queste persone. Cioè, mentre Confcommercio cura attraverso i suoi servizi il benessere e le necessità delle aziende, noi ci prendiamo cura più del benessere della persona una volta che questa ha terminato la propria attività lavorativa. In questo senso partecipiamo a questa iniziativa ben volentieri, perché appunto 50 e più ha tra i suoi iscritti tantissime donne, e quindi queste problematiche, queste donne o le stanno vivendo o le hanno superate in termini di età. Certo, comunque è nostro interesse che queste problematiche vengano sviscerate, che ci sia una diffusione delle soluzioni e degli approcci migliori, perché nel nostro mondo il benessere delle donne è molto importante.